Vale la pena frequentare una donna molto bella? Non hanno contenuti? Come sempre, io vi ricordo che sono disponibili per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o perché avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Amico mio, ti fermo subito. Questi pregiudizi sono sbagliati. Tu non puoi esordire dicendo è una donna molto bella, quindi non ha contenuti. Ovvio, ci sono le ragazze molto belle che non hanno contenuti, va bene, ci sta. Ovvero ragazze abituate a essere servite e riverite dai ragazzi, dagli uomini, dai maschi, e che non devono impegnarsi, non devono dimostrare intelletto, contenuto, basta il loro involucro esterno per avere una serie di cose, vantaggi, eccetera. In quel caso ti dico di sì, che frequentare una ragazza che è esteticamente bella ma dentro vuota non ha senso. Però stai molto attento, una ragazza molto bella potrebbe nascondere la sua insicurezza o altre cose che non vuole far vedere perché ha paura che appunto sia svalutata e non sia più cercata, e quindi ti sembra a te priva di contenuti. Molte ragazze che tu definiresti top model o donne dello spettacolo, che spesso prendiamo in giro o tacciamo di essere appunto prive di contenuti, attaccate solo ai soldi che magari vediamo online, eccetera, io sono sicuro che non sono così. O meglio, magari una piccola percentuale, come in ogni cosa, c'è. Però la maggior parte vuole farsi vedere così, magari per marketing, per continuare a far sì che si parli di loro, oppure tende a mascherare una propria debolezza per non darla in pasto al pubblico e quindi dice va bene, piuttosto che mi attacchino su una mia debolezza, piuttosto va bene che mi prendano in giro perché non ho contenuti, così almeno pensano che dentro di me non ci sia niente, mentre dentro di me sto nascondendo qualcosa che voglio tutelare. È per questo che io dico sempre che una ragazza può essere bellissima, ma deve dimostrarti qualcosa in più per interessarti, se sei un uomo che vale. Un uomo che vale non si accontenta solo di un involucro esterno, a meno che non cerchi solo quello e scelta sua, ma deve volere anche di più. Deve volere una donna con dei contenuti con cui possa condividere le giornate senza annoiarsi mai, perché dopo un po' che condividi il tempo con una donna bellissima, che continui a guardare, magari a toccare, ok, ma se poi non ti dà altro, che ce fai? Serve un appagamento anche per noi maschi, mentale, oltre che quello fisico, sessuale. Il fatto che tu mi dici che una donna molto bella non ha contenuti è forse figlio del fatto che una donna molto bella non ha bisogno di avere contenuti, perché non ha bisogno di dimostrarsi interessante, perché viene percepita dagli altri maschi come già interessante solo perché è bellissima, e quindi non ha bisogno di esprimersi, di far vedere che magari è laureata e ne sa a pacchi su certe cose, perché non è richiesto. E nel mercato, se una cosa non è chiesta e comunque tu vieni comprato, chi te lo fa fare di dare di più, di sfaticare, di sprecarti, quando tanto la richiesta c'è? Quindi attenzione a valutare questa cosa. Se tu poi mi dici che so che quella ragazza non ha contenuti, però è molto bella, cosa fare? Vale la pena frequentarla? Come detto in precedenza, accennato in precedenza, dipende molto da te. Ti interessa una ragazza che abbia dei contenuti? Secondo me dovrebbe essere così. Allora no, cercane una con contenuti, anche meno carina. La bellezza dopo un po' svapora, svanisce, quindi non basare tutto su quello. Se invece ti interessa solo momentaneamente, per il suo corpo, e lei lo sa, e quindi fate un patto, cioè tu dai qualche cosa, ricchezza, bellezza, potere, in cambio della sua bellezza, del suo corpo, perché vuoi divertirti momentaneamente, e a entrambi sta bene, va benissimo. L'importante è che tu dopo non ti senta vuoto. Ma se a entrambi va bene, volete divertirvi, ti basta il suo corpo, ah, fai pure come vuoi, siamo liberi di fare ciò che vogliamo, se entrambi siamo d'accordo. Ma io personalmente, se una ragazza è molto molto bella ma vuota, non ha niente, non sono attratto. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento perché avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o perché avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.